È stato il figlio Tommaso a scoprire la targa di intitolazione della CROSS, centrale remota di soccorso sanitario, al padre Nicola Roccella. Indimenticabile uomo, medico e soccorritore, scritto sulla targa. Nicola è morto 10 anni fa, all'età di 39 anni, mentre si recava a Livorno a trovare i genitori. La cerimonia si è svolta tra lacrime di commozione e gratitudine. Erano presenti i genitori, la sorella e la compagna e tutto il personale della centrale operativa in presenza e a distanza. È un gesto significativo quello di aver intitolato il centro a un collega scomparso 10 anni fa. E questo sa significare che è ancora nei nostri pensieri e nei nostri cuori, ma devo dire che questa non è un'iniziativa solamente mia, ma un'iniziativa di tutto il gruppo, naturalmente di quelli che lo hanno conosciuto, perché nel frattempo la famiglia si è molto allargata e molti di quelli attualmente che lavorano con noi purtroppo non l'hanno conosciuto, ma questo sta a significare che è ancora ben presente nei nostri pensieri. È dedicato il centro CROSS a lui, ha un significato particolare come centro, dicevo, in questo particolare momento? Ma io credo che impersonifichi, insomma, anche parlando con i colleghi, che impersonifichi esattamente quello che era Nicola, cioè questo spirito un po' avventuriero, anche esuberante che la CROSS in questa vicenda, in questa tragedia ci ha coinvolto, ha un po' rappresentato in questi mesi. Insomma, io ce lo vedo bene un collegamento, anche se uno è una struttura e una persona, però insomma lo spirito è quello. Noi siamo commossi per l'accoglienza che abbiamo avuto in questa centrale CROSS e per la memoria di Nicola, che è stata così esaltata, direi. No, così valorizzata, in modo che possa servire anche di ricordo sia a chi lo ha già conosciuto e lo ricorda, come molti che sono qui presenti, ma anche per chi non lo conosce, e questo nome sta a rappresentare un simbolo che deve continuare nelle generazioni future.